Professore, fra i vari temi trattati oggi c'è anche quello dell'obesità infantile che sta assumendo i tratti di un'epidemia quasi. Quali sono i motivi e come le famiglie con le istituzioni possono prevenire questo fenomeno? Il fenomeno ormai drammatico del sovrappeso e dell'obesità infantile è legato a una serie di fattori di natura sociale che sono dovuti a stili di vita incongrui, che partono da una alimentazione sbilanciata, inadeguata, troppo ricca di grassi, di sale, di zuccheri e anche di proteine in epoche precoci della vita. E quindi un'alimentazione che favorisce l'eccesso, l'accumulo con denaro. D'altro canto questi stessi bambini sono bambini che si muovono sempre meno, che tendono a un regime di vita sedentario, riducono al minimo l'attività fisica. La combinazione di questi due fattori ha fatto esplodere il fenomeno del sovrappeso e dell'obesità, che quando comincia da bambino è più rischioso in termini anche di salute dell'adulto, perché un bambino sovrappeso, un adolescente obeso, tenderà a restare per tutta la vita un soggetto obeso. Questi fattori ambientali infatti modificano anche la programmazione genetica di un individuo, il modo con cui ciascuno di noi utilizza i nutrienti. Quindi si tratta di un problema che è clinico ma che è anche sociale, su cui noi dobbiamo intervenire con un'opera di prevenzione molto precoce che comincia nelle prime epoche della vita, promuovendo l'allattamento a seno, garantendo uno svezzamento non sbilanciato ma aderente alle esigenze del bambino nel primo anno di vita e poi cercando di innescare uno stile di vita nutrizionale in tutta la famiglia in cui siano banditi i cibi dell'adulto, i cibi industriali troppo carichi di sostanze nutrizionali rischiose. Professore, quindi tre policlinici in sostanza che si uniscono per portare avanti un corso avanzato sull'alimentazione dei bambini. Perché? Perché la nutrizione è importante. Questo è un corso di nutrizione neonatale e molti poi degli outcome, cioè degli effetti della nutrizione che troviamo nel bambino più grande, quindi il tema dell'obesità per esempio, o nell'adulto, quindi tutto il tema delle malattie metaboliche, diabete, obesità, malattie cardiovascolari, hanno una genesi che addirittura fetale, almeno in parte, e neonatale. Quindi imparare a nutrire bene un neonato costituisce una cosa molto rilevante in termini di prevenzione e di salute futura per i nostri bambini che crescono. Quali aspettative avete per questo master? Abbiamo l'aspettativa, visto che è rivolto soprattutto ai giovani medici specializzandi, quindi nel loro percorso formativo per diventare pediatri, di seminare in loro conoscenze nuove, aggiornate, che li porteranno poi, una volta specialisti e quindi una volta che opereranno sul campo e avranno a che fare con le mamme, i neonati e i bambini, a fare le scelte nutrizionali corrette, perché queste poi influenzano la salute futura.